Nel giorno in cui la campagna vaccinale dell'ASL di Avellino sfonda il muro delle 5.000 somministrazioni, per la precisione 5.398 dosi nelle ultime 24 ore, i sindacati hanno protestato sotto la sede dell'ASL. Non è tutto oro quello che luccica, ancora troppi ritardi, over 60 e 70 dimenticati, call center che non rispondono alle richieste di informazioni, la direzione di Via degli Imbimbo che sistematicamente si sottrae a un confronto. Non le raccontiamo del disagio che c'è in giro sui vari presidi oramai quasi chiusi. Nel momento che abbiamo detto che si potevano fare e c'erano risorse per poter potenziare, anche se tempo determinato, il personale, non abbiamo avuto risposta. Abbiamo delle persone che hanno necessità di essere vaccinate a casa, si potevano mettere a terra delle squadre adeguate, ripeto, le risorse in emergenza ci sono state, perché questo non è stato fatto ci indigna. Non è tutto oro quello che luccica, ci sono ancora persone anziane con disabilità che non sono state ancora vaccinate. Se uno mette un servizio attivo e pensiamo ai tre numeri che eventualmente il cittadino può telefonare, vediamo puntualmente che questi numeri non rispondono mai. Allora un servizio che diventa un non servizio è meglio non tenerlo proprio. Stiamo qua anche per sollecitare la convocazione del comitato di partecipazione consultivo. In questo momento particolare è necessario che la voce dei cittadini sia presente all'interno della struttura.